Inflazione fiammata del caro vita a gennaio al top da 26 anni. Secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento del 4,8% su base annua. Lo rileva l'Istat, precisando che un'inflazione così alta non si registrava da aprile 1996. I beni energetici regolamentati, sottolinea l'Istituto di Statistica, trainano questa fiammata con una crescita su base annua mai registrata prima, al più 38,6%, ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici. Per l'inflazione cambia il paniere, segnala poi l'Istat, con l'impatto della pandemia che si fa sentire sulle tendenze di acquisto degli italiani. Tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione delle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano nel paniere 2022 anche il saturimetro, la psicoterapia individuale, il test sierologico. Le novità del 2022, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, spiega l'Istat, riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie, ma anche l'impatto di eventi come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte di acquisto e la struttura della spesa per consumi. L'Istituto di Statistica segnala poi che, alla luce della dinamica dei prezzi al consumo, in forte accelerazione nella seconda metà dell'anno e pari a circa 3 volte quella retributiva, si registra anche una riduzione del potere di acquisto. Nel solo mese di dicembre 2021, l'indice delle retribuzioni contrattuali ha registrato infatti un aumento contenuto dello 0,1% rispetto al mese di novembre e dello 0,7% rispetto al dicembre 2020. I contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre, secondo l'Istat, scendono a quota 32 e coinvolgono circa 6,4 milioni di dipendenti, il 52,1% del totale, 100.000 in meno rispetto al dato di fine settembre. A fare il punto sui contratti collettivi depositati nell'Archivio Nazionale è il CNEL, nel 14° report periodico dei contratti collettivi vigenti. In particolare, segnala il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, sono 202 contratti scaduti da oltre 5 anni, circa 160 quelli arrivati a termine tra il 2012 e il 2016 e circa 42 quelli scaduti da oltre 10 anni. Sarebbero invece 138 i contratti nazionali scaduti nel corso del 2021 e non ancora rinnovati, mentre nel 2022 andranno a scadere ulteriori 122 contratti. Nel secondo trimestre 2021, spiega il CNEL, l'archivio ha registrato l'ingresso di 51 nuovi contratti, in gran parte compensata con l'eliminazione dal computo dei contratti vigenti e dei contratti scaduti, anche da molto tempo che le parti non intendono rinnovare, di cui recentemente il CNEL riceve con sempre maggiore frequenza la segnalazione. Per il segretario generale Fisascat, Davide Guarini, in uno scenario caratterizzato dalla ripresa inflazionistica e dal rischio di un'ulteriore spinta che la crisi generata dalla pandemia da Covid potrebbe imprimere al dumping salariale, occorre attribuire una nuova vitalità alla funzione macroeconomica della contrattazione collettiva e costruire una politica salariale in grado di generare aumenti sufficienti a tutelare il potere di acquisto e sostenere in tal modo anche i consumi interni. Il sindacalista ancora una volta richiama alla responsabilità le associazioni imprenditoriali. È urgente ripartire dai rinnovi contrattuali settoriali, ha concluso, per recuperare il potere di acquisto delle retribuzioni e dei salari messi a dura prova dalla crisi economica, dall'inflazione e dai rincari delle materie energetiche, situazione che rischia di degenerare e rischia di impoverire ulteriormente il tessuto sociale. Lavoro domestico, definiti i nuovi minimi retributivi nel settore. Le parti sociali, firmatarie della contrattazione nazionale, i sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL e Federcolf e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina hanno stipulato al Ministero del Lavoro le nuove tabelle in vigore dal 1 gennaio 2022, frutto di una verifica e di un adeguamento dovuto alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Complessivamente l'incremento a regime sarà del 2,88% rispetto alle previsioni economiche della contrattazione nazionale rinnovata nel 2020. Aggiornate anche le indennità previste per le babysitter e le badanti a titolo di vitto e alloggio e per la presa in carico di uno o più bambini fino al 6° anno di età e di più persone non autosufficienti, come anche quanto previsto a titolo di indennità per i lavoratori certificati. Rivendicazioni fortemente sostenute dai sindacati di categoria nel percorso di rinnovo contrattuale. Per la segretaria nazionale Fisascat, Aurora Blanca, si tratta di un primo segnale positivo registrato nel 2022, anche perché grazie a questo
questi lavoratori si fronteggia l'emergenza sociale legata all'invecchiamento demografico e allo spopolamento in talune zone d'Italia, dove l'assistenza familiare rappresenta l'unica alternativa alle carenze del sistema pubblico. Occorre continuare ad operare affinché si debelli la forte irregolarità presente nel comparto, dove oltre 1.200.000 lavoratori prestano la loro attività in nero, e si restituisca dignità al lavoro, ha concluso la sindacalista, sottolineando che le parti sociali hanno fatto un ulteriore passo in avanti sulla certificazione delle competenze attraverso la bilateralità settoriale, operazione questa volta anche all'emersione del lavoro irregolare. Vigilanza privata e servizi di sicurezza, si è svolto il previsto incontro di trattativa in presenza dei segretari generali di Filcams, CGIL, Fisascat, CISL e Wiltux sul rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2015 e atteso dai 100.000 addetti del settore. Nel precedente incontro negoziale si era convenuto che le associazioni datoriali avrebbero formulato una proposta economica. Pur confermando la volontà di arrivare ad una rapida conclusione della trattativa, le associazioni hanno dichiarato di non essere ancora in grado di avanzare una soluzione di merito, manifestando l'esigenza di calcolare l'impatto economico del costo complessivo del contratto e di formulare successivamente una proposta che tenga conto anche dei tempi di applicazione delle tranche di aumento. I sindacati hanno evidenziato che l'aumento economico del settore, vigilanza privata e servizi fiduciari, deve tenere conto degli anni passati dalla scadenza del contratto. La trattativa proseguirà il 9 febbraio sui temi dell'orario di lavoro e della contrattazione di secondo livello. Per l'incontro del 15 febbraio, le associazioni datoriali si sono impegnate a presentare una proposta economica, argomento prioritario per i sindacati per poter giungere alla conclusione di questa difficile trattativa. Settore termale prorogata al 30 giugno 2022 la validità del contratto nazionale applicato ai 15.000 dipendenti delle aziende termali, prevalentemente stagionali, occupate negli oltre 320 stabilimenti termali italiani. Le parti sociali, i sindacati di categoria Fisascat, CISL e Wiltux e l'associazione datoriale di settore Federterme hanno siglato un verbale di accordo sull'efficacia della contrattazione di settore rinnovata nel 2018. Il grave stato di crisi conseguente alla pandemia da Covid-19, che ha coinvolto in maniera significativa anche il settore termale, recita l'intesa, fa sì che non sussistano al momento le condizioni minime per un proficuo avvio del confronto per il rinnovo del contratto, rendendo evidente la necessità di disporre di un ulteriore lasso di tempo per valutare appieno l'andamento dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e delle sue conseguenze sull'andamento del settore. Terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo avvia il percorso di rinnovo del contratto nazionale applicato ai circa 45.000 dipendenti degli enti associati ad UNEBA. I sindacati di categoria FPCGL, FPCISL, Fisascat, CISL, Wiltux e WIL FPL hanno trasmesso all'associazione datoriale la proposta unitaria sui contenuti della contrattazione. Prioritario per le federazioni di categoria intervenire sulla crescita delle retribuzioni, sulla valorizzazione della prestazione e sull'accrescimento professionale dei lavoratori, ma anche puntare al rafforzamento del sistema di relazioni sindacali. Punti centrali della piattaforma unitaria, anche i temi della salute e sicurezza, la ridefinizione dei corretti inquadramenti nel sistema di classificazione del personale, mercato del lavoro e smart working, orario di lavoro, tutele, diritti e l'avvio del processo di adesione ad un fondo negoziale della previdenza complementare. Per i sindacati, si legge in premessa alla piattaforma unitaria, non è più rinviabile l'evoluzione di un modello contrattuale che garantisca il miglioramento di tutele e diritti, qualità delle prestazioni, innalzamento delle retribuzioni, favorendo un processo di omogeneizzazione salariale e normativa tra diversi contratti del comparto. I lavoratori operanti nell'ambito del terzo settore, nello specifico nelle strutture che fanno riferimento ad UNEBA, concludono i sindacati, sono stati impegnati e sono impegnati in prima linea per continuare a garantire servizi di qualità. Si ritiene quindi necessario, concludono, che il prossimo rinnovo contrattuale rappresenti per questi operatori un'occasione di riconoscimento per il lavoro svolto. In Puglia, a Bari, raggiunto l'accordo per i 69 lavoratori dipendenti dell'Hotel Palace che potranno usufruire degli ammortizzatori sociali e della CIGS per 12 mesi. L'azienda Palace Eventi presenterà istanza al Ministero del Lavoro. La domanda di cassa integrazione sarà corredata dalle specifiche tecniche sul percorso di politiche attive del lavoro della Regione Puglia, reindustrializzazione e corsi di formazione e qualificazione professionale. È quanto convenuto nell'incontro partecipato da ARPAL Puglia, la Task Force regionale per il monitoraggio del sistema economico e produttivo
e delle aree di crisi, dalla direzione della Palace Eventi e dai sindacati di categoria territoriali, Filcams, Fisascat e Wiltux. La task force regionale tornerà a riunirsi il 9 febbraio. Dopo lo sgombero dell'albergo, nelle scorse settimane i lavoratori con i sindacati hanno cominciato un presidio di protesta, un'assemblea permanente con occupazione della struttura. La società Palace Eventi a novembre scorso ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività. Si sono susseguiti incontri sul futuro della struttura e sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Ci possiamo ritenere soddisfatti per un ulteriore passo in avanti fatto. Mediante un atto di concertazione, la trattativa ha dato esito positivo con la sottoscrizione di un apposito accordo corredato dall'avvio di un percorso di politiche attive supportato dalla Regione Puglia, operazione che ha consentito ad oggi di mettere in sicurezza i lavoratori, ha dichiarato Michelangelo Ferrigni della Fisascat CISL Bari, sottolineando che la proprietà dell'immobile dovrà farsi da garante affinché la nuova proprietà garantisca la continuità occupazionale. Nel Lazio, a Roma, sono scesi nuovamente in piazza i lavoratori del settore alberghiero, comparto che sconta ancora pesantemente la crisi pandemica. La protesta, organizzata dai sindacati di categoria Filcams CGL Roma e Lazio, Fisascat CISL Roma Capitale e Rieti e Wiltux Lazio, contro le procedure di licenziamento collettivo e per chiedere misure urgenti a sostegno della filiera del turismo. Complessivamente nella capitale sono oltre 250 i lavoratori raggiunti dalle lettere di licenziamento. Guidano la triste lista i dipendenti dello Sheraton Roma Hotel Conference Center, che, chiuso dal marzo del 2020 e in piena improrogabile ristrutturazione, ha deciso di congedare tutti e 164 lavoratori. A questi si aggiungono i 31 esuberi dell'Hotel Cicerone, mentre sono 47 licenziamenti previsti al Majestic di Via Veneto. La situazione di incertezza non risparmia le centinaia di addetti ai servizi in appalto che ruotano nel settore alberghiero, senza contare le centinaia di migliaia di lavoratori del settore turistico, dalle guide turistiche alle aziende della ristorazione e dell'accoglienza, fino ai servizi alle imprese, dalle pulizie ai servizi di lavanderia e manutenzione, stimati in 8.000 addetti solo a Roma, 500.000 in tutta Italia. I sindacati sollecitano misure urgenti a sostegno della filiera del turismo e il blocco dei licenziamenti, l'attivazione degli ammortizzatori sociali per scongiurare il rischio ormai evidente che le aziende scarichino sui lavoratori il costo della crisi pandemica. La pandemia non può essere un alibi per disperdere il patrimonio delle professionalità esistenti nel comparto turistico alberghiero, ha dichiarato Claudia Delfini della Fisascat CISL Roma Capitale Rieti. La sindacalista ha espresso l'auspicio di una maggiore sinergia tra sindacati, associazioni datoriali, imprese ed enti preposti affinché si attivi il sostegno al reddito e venga individuata una soluzione di prospettiva occupazionale per i lavoratori. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. This ride is a journey too. Run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees.